Amici del canale Bettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Era da tantissimo tempo che mancavano le Torque Breaking News sul mio canale e andiamo a recuperarle perché c'è da parlare di due notizie nel mondo del metal sicuramente molto interessanti. La prima è l'uscita annunciata del nuovo album degli Amaranth, band che seguo veramente da tantissimo e che nel genere è una delle mie preferite per quanto riguarda il metal un po' più casareccio, un po' più industrial, se così si può dire. E la seconda è invece l'uscita, o meglio, anche in questo caso l'annuncio dell'album da solista di Corey Taylor. Non avete bisogno di presentazioni per quei due o tre che non sapessero chi fosse o chi sia meglio Corey Taylor. È il frontman sia degli Stone Sour ma soprattutto degli Slipknot. Approfondiamo leggermente però quella che è la prima notizia di queste due delle Torque Breaking News, ovvero l'album degli Amaranth, che ovviamente fa seguito a Helix, che aveva riscattato due lavori veramente osceni secondo me degli Amaranth: Maximalism prima, album 2016, e ancora prima Massive Addictive, registrato nel 2014. Helix è il lavoro successivo a queste due porcherie è stato pubblicato nel 2018, e dunque gli Amaranth mantengono la tradizione che ogni due anni esce un lavoro. Che cosa cambia rispetto ai lavori precedenti? La casa produttrice, che da quest'anno è stata la Nuclear Blast Records, che per intenderci è la stessa casa produttrice, discografica meglio, sia degli Helvetii sia dei Cellar Darling. Tra l'altro dei Cellar Darling parleremo nel prossimo video perché sto recuperando un po' in ritardo l'ultima, l'ho pubblicato l'anno scorso, ma ne approfondiremo in una recensione musicale più standard. E dunque gli Amaranth si vanno a unire a questa casa produttrice che tra gli altri ha prodotto gli Helvetii, quindi una delle mie band folk metal preferite, ed è sicuramente un buon viatico perché comunque Nuclear Blast Records e gli Helvetii vogliono spesso dire album interessanti, e spero che questo connubio possa rilanciare la formazione scandinava verso quel fasto, no, di un tempo, no, che si era registrato con i primi due album. Tanto per dire, lo stesso album Amaranth e anche l'album successivo The Nexus sono secondo me due dei più belli album della discografia, e avevano dato un occhio di riguardo molto interessante da parte mia sulla band di Alice Reed e compagni, che potevano rilanciarsi verso una band di clamoroso successo, che lo sono ancora, però hanno avuto un calo incredibile secondo me con gli ultimi due album prima di Helix. Helix è un album comunque discreto ma non eccezionale, ma non è per niente paragonabile agli album che ho citato all'inizio. L'album che porta il nome della band è ancora secondo me una spanna sopra, e ancora di più The Nexus è l'album più bello che gli Amaranth abbiano mai proposto. In studio già è un conto, dal vivo questa classifica secondo me viene rafforzata ancora di più. Ho avuto il piacere di vederli dal vivo gli Amaranth nel 2017, devo dire che veramente tengono il palco da Dio e rendono molto molto di più che in studio. In quel caso, se vi capita di vedere la band di Alice Reed e compagni, al di là della bellezza di Alice Reed, ve lo consiglio caldamente. L'album tra l'altro è stato già annunciato come data, uscirà il 28 agosto di quest'anno. Ovviamente ci sarà la recensione musicale su questo primo canale, vedremo se ci saranno dei singoli che anticiperanno il lavoro della band scandinava. Passiamo a parlare invece di Corey Taylor. Corey Taylor che ha annunciato il suo primo album solista che in realtà, da quello che trapela, da quello che ha dichiarato lo stesso Corey Taylor, uscirà nel 2021. Corey Taylor ancora una volta si differenzia come stile di progetto, nel senso che con gli Slipknot fa un genere che in questo caso a me non piace, però che per la maggior parte delle persone che seguiranno questo video sarà un genere molto bello e coinvolgente. Ha fatto il progetto Stone Sour con un rock un po' più pulito, che non mi è piaciuto tantissimo. Sugli Slipknot abbiamo già detto di più, genere iper mega caratteristico che onestamente a me non è piaciuto tantissimo. Questo album solista dichiarato Corey Taylor sarà un qualcosa di non utilizzato né con gli Slipknot né con gli Stone Sour, e quindi sarà una raccolta di materiale inutilizzato per questo primo lavoro solista. L'album in questo caso ha una produttrice di eccezione, ovvero la cantante degli Hailstorm, Lizzie Hale. Le registrazioni sono state completate 3 giorni fa. C'è da capire effettivamente la data di pubblicazione, ma sarà già nel 2021. Sono state registrate in totale 25 canzoni in un tempo di 2 settimane. Sembra un album sicuramente interessante, sarà
secondo me, un buon viatico per riscoprire Colin Taylor in questa veste, oltre quella famosissima degli Slipknot e quella un po' più fallimentare, secondo me, degli Stone Sour. Sull'album di Colin Taylor da solista sono veramente curioso e fatemi sapere anche voi nel caso che cosa ne pensate, sia dell'album degli Amaranth che uscirà nel 2020, sia di questo progetto da solista di Colin Taylor, che sembra avere sicuramente degli spunti interessanti per una recensione musicale quando uscirà. Il saluto da parte di Beto Orgard, fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Qui sotto in descrizione vi ricordo che ci sono sia il mio secondo canale, quello di sport, sia la pagina Facebook, che volete rimanere aggiornati sempre per quanto riguarda i video sportivi sul secondo canale. E questi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ancora una volta è tutto da parte mia e ci vediamo presto a un prossimo video.